Esce oggi Dalla tomba il male, settimanale satirico fondato nel 1977 e purtroppo sepolto nel 1982. I fondatori di allora, Vauro, Massimo Caviglia e Vincino, hanno deciso di rimettere in circolo il periodico satirico più dissacrante e corrosivo d'Italia, grazie anche all'entusiasmo degli editori Aliberti e Monteverdi, già azionisti del Fatto Quotidiano. Molto disegnato, pagine a colori e un sito, il nuovo male dovrà superare una fase sperimentale di 6 mesi. Poi si deciderà con gli editori se andare avanti o sospendere nuovamente le pubblicazioni. Ma ripercorriamo brevemente la storia. La rivista fu fondata da Pino Zac, nome d'arte di Giuseppe Zaccaria, e diretta dal quarto numero in poi da Vincino. Tra i partecipanti della prima ora vi furono i disegnatori Angese, Enzo Sferra, Jacopo Fo, Vauro Senesi, Cinzia Leone, Riccardo Mannelli, il grafico Francesco Cascioli e lo scrittore Angelo Pasquini. Nato sulle ceneri del Quaderno del Sale, ebbe come fonte di ispirazione il giornale satirico parigino Le Canards Enchaînés, dal quale Pino Zac proveniva. Nelle pagine del male i lettori trovavano vignette e articoli. Una delle più brillanti invenzioni fu l'imitazione delle prime pagine dei quotidiani, con titoli assolutamente demenziali ma verosimili. Molti caddero nell'inganno e il giornale passò alla storia dell'informazione e del costume. Assieme a racconti, poesie farneticanti e interviste, vere o fasulle, il settimanale si contraddistinse per la ferocia dei suoi fumetti e delle sue vignette, alcune delle quali pubblicate sotto pseudonimo per evitare denunce. Tra le beffe più famose che fecero improvvisamente alzare le vendite, notissima quella in cui si diede notizia di prima pagina dell'arresto di Ugo Tognazzi, assolutamente complice della presa in giro, presentato come il capo delle Brigate Rosse. Da ricordare anche il numero con 10 grammi di droga gratis, contenente una bustina di pepe, o il falso numero della Repubblica, dal titolo Lo Stato si è estinto, durante i funerali di Aldo Moro. Sollevò un certo clamore anche il finto numero del Corriere dello Sport, Stadio, col quale si annunciava l'annullamento dei mondiali del 78 in seguito alla segnalazione per doping di alcuni calciatori olandesi. Nel settembre dello stesso anno, a condimento di un congresso del PCI, apparve un falso dell'Unità, nel quale il segretario Enrico Berlinguer annunciava la rottura con la Democrazia Cristiana e quindi la fine del compromesso storico. Seguì nell'inverno dello stesso anno una falsa edizione straordinaria del Corriere della Sera, che annunciava l'incontro di una delegazione ONU con degli extraterrestri. Durante la guerra tra Cina e Vietnam, a seguito della liberazione della Cambogia del regime di Pol Pot, un'edizione straordinaria della Repubblica, con tanto di foto di fungo atomico, annunciò lo scoppio di un terzo conflitto mondiale. I falsi erano resi credibili per l'ottima somiglianza delle impaginazioni e la grafica con gli originali. Cosa ci riserverà l'edizione del XXI secolo? Correte a scoprirlo in edicola.